Federica Panicucci cacciata via da Mediaset dopo il fuori onda shock. È bufera. Mattino 5, Federica Panicucci umilia il conduttore e collega, ecco cosa è successo. Federica Panicucci l'ha combinata grossa ed è stata sgamata in queste ore da Striscia la Notizia, che in questi giorni ha mandato in onda un clamoroso fuori onda della conduttrice di Mattino 5, in NCUI la vediamo sbraitare contro il suo collega di lavoro Francesco Vecchi, che da 2 anni al timone del morning show di Canale 5 al fianco della Panicucci. Bufera Mattino 5, Federica Panicucci umilia il collega. Cosa è successo nel dettaglio? Durante il fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia abbiamo visto che la Panicucci ha perso le staffe nel momento in cui Francesco Vecchi le ha dato la linea in netto ritardo di diversi minuti, trasgredendo così i tempi della scaletta, che era stata preparata dagli autori. Una mancanza di rispetto che ha fatto andare su tutte le furie la conduttrice di Mattino 5, la quale ha letteralmente umiliato Francesco Vecchi, dicendogli di tutti i colori. La padrona di casa del programma mattutino di Canale 5, infatti, ha insultato pesantemente il suo collega dandogli del figlio di buona donna e del cretino, arrivando a dire che poi riderà a lei quando il prossimo anno resterà a casa e guarderà la trasmissione dal divano. Per vedere il video del fuori onda cliccate qui. Parole decisamente shock, che hanno scatenato anche molte polemiche sul web e sui social, dove in moltissimi in queste ore stanno puntando il dito contro la bionda conduttrice di Mattino 5, ritenendo che con le sue parole abbia davvero esagerato. In rete circola anche voce secondo la quale la Panicucci al momento rischierebbe il posto di lavoro a Mediaset dopo questo fuori onda shock a Mattino 5. Le scuse in diretta di Federica Panicucci al collega umiliato. Ma è davvero così? Possiamo svelarvi che questa mattina, quando è iniziata la trasmissione di Canale 5, la Panicucci si è subito scusata con il suo compagno d'avventura per le tremende offese che gli ha riservato durante quel fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. La Panicucci ha ammesso di essersi molto adirata per quel ritardo da parte di Francesco Vecchi, ribadendo che anche lei, come tutti gli esseri umani, si arrabbia e talvolta perde le staffe. Il conduttore di Mattino 5 ha riaccettato le scuse della padrona senza però nascondere che questa sfuriata lo ha sorpreso ecce di casa, e ci sia rimasto molto male. Pace fatta a questo punto tra i due presentatori del morning show Mediaset. Chissà, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.